Buongiorno a tutti. Oddio, questo microfono spero che si senta. E innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi per essere qui, per aver deciso di venire questo pomeriggio ad ascoltarci. Io sono Luca Falzea, sono un assegnista di ricerca al Politecnico e sono anche un sociologo. E mi occupo principalmente di temi legati alla maschilità e alle pratiche di genere. Ed ecco, quando preparavamo questa giornata, questo dibattito, ragionavo sul fatto che già la mia presenza al Politecnico è testamento di un interesse dell'università, almeno i parti dell'università, sulle tematiche di genere, che finalmente, dico io, entrano anche nelle università tecniche. E quello che proveremo a fare oggi insieme alle relatrici che mi accompagneranno in questo pomeriggio è provare a partire appunto dalle tematiche di genere, dalle tematiche femministe, per immaginare un'applicazione diversa dell'ingegneria rispetto a quello che si pensa solitamente, un approccio che favorisca appunto l'empatia e anche il prendersi cura del prossimo con l'ingegneria. E senza rubare ulteriore spazio alle relatrici che hanno delle presentazioni interessantissime, e a questo proposito vi invito anche ad ascoltare attivamente perché ci sarà un dibattito alla fine, inizierei subito col presentarvi Vera Tripodi, che è ricercatrice presso il Politecnico di Torino in filosofia ed è anche vicepresidente del SWIP, Society for Women in Philosophy, oltre che socia fondatrice. Vera Tripodi inizierà parlandoci proprio della etica femminista della cura e partendo dal lavoro di Carol Gilligan. Quindi non ti prendo altro tempo, prego Vera. Allora, grazie Luca, buonasera a tutte e a tutti. E, appunto, come accennava Luca, il compito mi è stato assegnato quello appunto di introdurre il tema dell'etica della cura da una prospettiva filosofica. Inizierei da una precisazione. Quando si parla di cura, nell'etica della cura, meno nella prospettiva femminista, non necessariamente si parla di cura in termini di cura sanitaria, di cura, come dire, medica, cioè dell'assistenza che possiamo dare ad un individuo che è particolarmente vulnerabile, che ha una malattia, che ha bisogno, diciamo, di assistenza medica o sanitaria. Ma si intende appunto la cura in senso molto più ampio e più esteso, no? Che corrisponde più o meno alla locuzione che noi utilizziamo nel linguaggio comune quando diciamo che ci prendiamo cura di una persona cara, di un nostro amico, di una nostra amica, in un senso, come dire, più ampio. Quindi ci prendiamo cura di questa persona anche quando non ha una malattia, no? Questa è una doverosa, diciamo, precisazione. Che cos'è l'etica della cura? L'etica della cura è un paradigma, un modello di moralità elaborato da una filosofa femminista che si chiama Carol Gilligan, più o meno alla fine degli anni Ottanta, in un noto libro, il cui titolo in inglese è In a Different Voice, che a mio avviso è stato tradotto in maniera forse un po' fuorviante in italiano con il titolo Con voce di donna, quindi un titolo completamente diverso, in cui Gilligan elabora appunto un nuovo modello, un modello alternativo di moralità. Perché un modello alternativo di moralità? Perché per lo più la moralità, cioè il modello, come dire, dominante, più diffuso di moralità, era il seguente. Diciamo che ha offerto la filosofia, no? Fatte alcune eccezioni, pensiamo adesso senza entrare nel particolare delle eccezioni, però non so, Aristotele, l'etica della virtù o alcune, diciamo, elaborazioni fatte da David Hume. Però per lo più il modello di moralità che aveva appunto elaborato la filosofia era quella in cui il soggetto morale è un soggetto innanzitutto autonomo nel suo agire morale. E perché è morale? Morale perché è in grado di conoscere e comprendere in maniera astratta delle norme, dei principi morali ed è in grado di applicarli nel suo agire. Quindi è
morale, una persona che conosce certi principi morali, li ha appresi, ha imparato a ragionare, ad avere un certo tipo di ragionamento di tipo razionale nel suo agire morale e appunto mette in pratica questo tipo appunto di principi, l'aderenza a certi principi. Gilligan nell'elaborare il suo modello alternativo di moralità parte da uno studio, in realtà da più di uno studio condotto sia da lei che da altre colleghe in psicologia, relativo allo sviluppo morale dei bambini e delle bambine. E questi studi hanno fatto emergere delle questioni molto interessanti. In primo luogo che bambini e bambine hanno uno sviluppo morale differente. Cosa vuol dire? Vuol dire che per lo più, quindi nella maggior parte dei casi, nei bambini, cioè nei maschi, c'è una diciamo maggior spiccata evidenza nell'aderenza del modello, diciamo quello più dominante, quello di cui parlavo prima. Cioè il soggetto sostanzialmente impara ad essere una persona autonoma, soprattutto in primis nella relazione che ha con la madre, e quindi perché viene educato ad essere un soggetto autonomo, a prendere le distanze, come dire, dalla madre, impara in maniera astratta dei principi, li comprende e sa che sostanzialmente fare del bene o fare del male significa mettere in atto nella propria pratica, nel proprio agire, determinati principi, quindi, come dire, aderire o meno a dei principi che ha appreso in maniera però, come dire, astratta, in maniera non contestuale. Le bambine invece sviluppano la propria moralità da questi studi appunto su cui si basa Gilligan in maniera completamente diversa, cioè le bambine sarebbero più attente a quelle che Gilligan chiama le relazioni interpersonali, cioè le bambine sarebbero diciamo più disposte concentrarsi nella relazione con l'altro e con l'altra, in modo particolare ad ascoltare i bisogni e diciamo le necessità, i desideri dell'altro e dell'altra, ma non solo questo, non entrano solo, come dire, in maniera più empatica in contatto con l'altro, cioè sentono i bisogni degli altri e delle altre, anche quando sono profondamente diversi, no, dai bisogni e dal bisogno che può avere appunto la bambina, sono anche pronte ad offrire, a rispondere con un interesse genuino, e quindi qui va, diciamo, la questione morale, con un interesse genuino a rispondere a quei bisogni. Quindi sentono i bisogni altrui e cercano di trovare una risposta, una soddisfazione, diciamo, pratica al bisogno altrui. Quindi si staccano sostanzialmente da se stesse nell'incontro con l'altro o con l'altra. Allora uno dice, vabbè, ma qual è il problema? No? Uno potrebbe dire, abbiamo trovato una differenza tra appunto quelli che chiamiamo, che si identificano poi in età adulta, uomini o donne. Il problema è che dal punto di vista, diciamo, morale ed etico, il modello, diciamo, il modo in cui questa caratteristica che è stata considerata come specificatamente femminile, cioè di porre attenzioni alla relazione, dal punto di vista, diciamo, filosofico, è sempre stata considerata una espressione di inferiorità morale. Cioè, porre l'attenzione sulla relazione significa che il soggetto moralmente è, come dire, non autonomo e quindi esprime, manifesta una forma appunto di moralità non alta, perché non si ispira a dei principi astratti e quindi non arriva, diciamo, all'applicazione dei principi astratti perché non, magari non li conosce nel suo agire appunto morale. E il problema sta proprio qua, appunto. Cioè, Gilligan dice, questa diversa manifestazione di moralità che pone l'attenzione sulla relazione con l'altro e su appunto l'importanza di riconoscere i bisogni degli altri, invece dovrebbe essere una forma di moralità che andrebbe, come dire, invece riconosciuta, no? E andrebbe, come dire, valorizzata. Negli ultimi 5 minuti appunto che mi restano, almeno in questa prima parte, una cosa importante, Gilligan dice che è vero che da questi studi sono emersi queste differenze nello sviluppo morale tra bambini e bambine, ma questo ha a che fare con l'educazione che noi riceviamo. Cioè non è che le donne, poi quando le bambine quando poi diventano donne, no, sono, come dire, per indole
più adatte alla relazione, all'abnegazione, a quello che poi diventa nella pratica in un sistema, diciamo, patriarcale, al sacrificio, all'abnegazione. Anche gli uomini possono essere in grado, no, di sviluppare questo tipo di moralità. Dipende molto spesso dall'educazione che questi appunto ricevono. Altra cosa importante è che Gilligan differenzia l'etica, diciamo, della cura femminile, che corrisponde, diciamo, in una concezione patriarcale della società, dove le donne sono, diciamo, dei soggetti al margine, dei soggetti subordinati. Vuole appunto riconoscere che le donne sono tendenzialmente più portate alla cura e relega la cura, diciamo, soprattutto della famiglia, dei bambini, degli anziani, anche di altre questioni, alle donne. Quindi le donne, come dire, una visione patriarcale, vengono considerate come più adatte alla cura e quindi la cura viene relegata alla sfera privata di cui poi si devono occupare solo le donne. Gilligan dice: questo modello è un modello che non mi piace, perché appunto io sono cerco di proporre un'etica della cura femminista, dove naturalmente diciamo, la visione patriarcale della distinzione tra quelli che dovrebbero essere i compiti, le posizioni, le possibilità che hanno uomini e donne va messa in discussione. E quindi è una cura di cui appunto, perché come abbiamo detto prima, se intendiamo la cura come forma di abnegazione e di sacrificio di cui sono possibili solo le donne, questo significa relegare le donne alla sottomissione. Modello appunto che Gilligan cerca appunto di ribaltare. Sono finiti i 5 minuti? Ok. Da tenere presente che, secondo me, in maniera un po' fuorviante si è pensato che Gilligan volesse solo, diciamo, difendere questo modello che viene chiamato etica della cura o etica, diciamo, della responsabilità, in contrapposizione alla moralità di tipo più tradizionale dominante, no? Cioè quella appunto di quella che lei chiama l'etica dei diritti, no? Di cui gli uomini, come dire, manifesterebbero maggiormente questo tipo di attitudine. L'idea sarebbe, come dire, di valorizzare il ruolo delle relazioni, quindi dell'etica della cura, però cercando di portare insieme anche il discorso sull'etica dei diritti, perché l'etica dei diritti comunque è anche, come dire, importante, perché riconosce ai diversi individui il fatto che siano portatori e portatrici, no, dei diritti, appunto, che vanno comunque rispettati, e questi si attribuiscono anche in maniera, come dire, astratta. E quindi è un'etica che punta più sul discorso, appunto, dove il concetto di base è non solo l'individuo, ma diciamo la giustizia, con l'etica della cura, dove appunto l'attenzione è sulla relazione e dove, diciamo, la questione importante è una, diciamo, quella che viene chiamata in filosofia la giustizia distributiva, il fatto appunto che poi appunto soggetti diversi hanno poi, come dire, bisogni diversi e bisogna, come dire, ascoltare, poi entrare nel contesto e capire di quali bisogni un soggetto ha effettivamente necessità. Ok, posso chiudere qua e poi magari se c'è un altro giro ritornare su alcune questioni. Grazie. Grazie di nuovo per Tripodi. Effettivamente io ho un bel po' di domande, quindi sì, stiamo cercando anche di fare in modo di lasciarci un po' di tempo alla fine per un dibattito, quindi sicuramente ci sarà modo di approfondire le questioni che hai portato. Io personalmente trovo molto interessante questa dimensione di privatizzazione della cura. Però ne discuteremo dopo e senza ulteriori indugi io lascerei adesso la parola alla professoressa Gabriella Balestra, che è professoressa di ingegneria elettronica e informatica al Politecnico di Torino, e partirà proprio da una dimensione femminista nella tua primissima slide per parlarci di cura e tecnologia, e quindi prego. Grazie, vediamo se questo si avvicina così. Allora sì, parto da una dimensione femminista e anche da un bellissimo ricordo, nel senso che quando ci siamo trovati la prima volta con Luca a parlare di questo possibile dibattito, a me è venuto subito in mente questo convegno che si è svolto a Torino, ma come vedete è un convegno internazionale di donne. Era organizzato, io ero tra le organizzatrici, dal Movimento Femminista Torinese, che ha sempre avuto un'attenzione particolare agli aspetti del lavoro.
E in particolare in quel periodo erano nati alcuni gruppi di donne che discutevano del lavoro casalingo, quindi diciamo quello che adesso noi chiamiamo il lavoro di cura, perché allora era più individuato come il lavoro nella casa e quindi nella cura delle persone, dei bambini, degli anziani, tutto quanto, e come appunto questo dovesse avere una dimensione equivalente al lavoro che fai fuori dalla casa, quindi quello che poi porta un reddito, perché la dimensione economica secondo me gioca anche comunque un ruolo poi negli aspetti anche di cui parlava Vera. Allora io appunto ho voluto partire da questo come ricordo e come, però in realtà in quel convegno io mi occupavo di informatica, ero appena laureata in informatica ed ero molto più interessata agli aspetti informatici che non a quelli del lavoro casalingo, lo ammetto. In realtà anche oggi di fatto forse la mia è dalle tre la presentazione più legata a degli aspetti anche proprio dell'ingegneria, però vorrei partire da questa slide dove si parla di che cos'è la salute, dove la salute non è solo essere esenti da malattia ma stare bene, no? Quindi in qualche modo questa è una definizione del World Health Organization che io trovo molto bella, perché appunto mette in luce anche quello che poi diceva Vera, che non, poi no, si lega al discorso che la cura non è solo la persona che sta male deve guarire. Così come secondo me è importante il discorso della differenza tra l'aspettativa di vita che nel corso degli anni è arrivata a superare gli 80 anni in contrasto con l'aspettativa di vita in salute, che invece ahimè dopo i 60 anni non è più così, cioè, così comune tra le persone. Nello stesso tempo, a partire dagli anni 80 è cambiato anche l'approccio della medicina, che da essere basata principalmente o quasi esclusivamente sulle expertise del medico è andata pian piano a inserire nella sua nella pratica clinica e nelle attività di cura e di assistenza, perché secondo me c'è un discorso di malattia che viene guarita e c'è un discorso di assistenza che ci si porta avanti nel corso del tempo, appunto verso i fragili, verso le persone che anche invecchiano, ad usare molto di più la tecnologia. Da questo punto di vista ho preso tre esempi per darvi un'idea. Il primo è sicuramente quello della telemedicina, dove a partire anche un po' dal Covid, parliamo di i primi esperimenti di telemedicina sono stati fatti a Torino, non so se lo sapete, ma è stato trasmesso col telefono un ECG fine anni 70. Siamo nel 2023, quasi, e ancora parliamo di telemedicina come di una cosa che deve diventare una pratica comune, che non sostituisce. Io penso che la tecnologia non deve sostituire, la tecnologia deve inserirsi nei processi e deve aiutare a farli meglio, a mantenere una standardizzazione che sia per tutti, questo secondo me è una cosa molto importante. E quindi tante cose che possiamo fare con la telemedicina, trasmettendo a distanza i dati, quindi non solo la televisita o il telemonitoraggio, che forse sono quelli che più vengono raccontati e di cui di più si parla, ma ad esempio il fatto di avere ormai medici di medicina generale che finalmente interagiscono con i pazienti anche attraverso delle piattaforme, secondo me è assolutamente una cosa molto positiva. Poi l'altra parola di cui sentiamo parlare tanto è intelligenza artificiale, anche qui un po' con delle cose che non sono proprio corrette. Anche qui partiamo, il termine intelligenza artificiale nasce ufficialmente nel 1955, la prima volta che viene usato.
Ed è evoluto negli anni anche attraverso quelli che vengono chiamati gli inverni dell'intelligenza artificiale, cioè i momenti in cui la gente ha smesso di credere nell'intelligenza artificiale. Adesso siamo in una primavera-estate e speriamo che questa volta, questa estate, ci porti avanti nel tempo, ci aiuti nel tempo, ma secondo me bisogna un po' ricordarci che anche qui abbiamo l'intelligenza artificiale a supporto della cura per migliorarla, per standardizzarla, per renderla più, diciamo, dare un po' a tutti le stesse opportunità, e poi abbiamo la parte sull'automazione, i robot che fanno tanta audience, ma chissà. Finisco con quello che ho chiamato uno sguardo sul futuro. E due aspetti importanti. Uno, quello che è il patient empowerment, cioè la possibilità del paziente non di sostituirsi al medico. Si parlava prima del fatto che quando uno si scopre una patologia o deve prendere un farmaco particolare, magari va su Google cercando di capire, oppure va su Facebook cercando di sentire da altri che cosa ne pensano. Ma sostanzialmente invece la necessità di condividere anche su alcuni aspetti importanti della cura con il medico le proprie scelte, no? La possibilità, ad esempio, c'è chi vuole vivere fino all'ultimo, è proprio determinato a vivere, e c'è chi invece cerca l'eutanasia. Non siamo tutti uguali e anche queste sono, adesso queste sono scelte un po' estreme, però sicuramente ci sono molte situazioni in cui si possono avere approcci terapeutici diversi. L'altra cosa molto interessante è questa cosa del digital twin, cioè del gemello digitale, non è solo nella sanità, anzi è molto più sviluppato in altri settori. La possibilità che questo gemello digitale ci aiuti a vivere meglio, ci aiuti a capire prima quando magari la nostra salute non evolve più nella direzione giusta. Sta partendo, diciamo organizzato da un professore di Bologna, che è un professor Viceconti molto noto nel settore, un progetto che si chiama EDIT, proprio di questo ecosistema del digital twin in healthcare. È proprio all'inizio, ma secondo me ha delle buone prospettive. E poi ho messo una nuvoletta con un punto interrogativo, nel senso, che cosa ci aspetterà nel futuro? È difficile dirsi, perché poi a volte abbiamo delle aspettative che non sempre poi si realizzano. E allora sono partita con un ricordo, chiudo con un ricordo. Quando ero ragazzina c'era una canzone che diceva che nel 2000 non avremmo più mangiato la pasta con ragù, ma avremmo inghiottito 3-4 pillole, adesso me la ricordo benissimo, e tutto sarebbe finito lì, no? Il nostro pranzo sarebbe finito lì. Bene, siamo nel 2022, abbiamo riscoperto i cibi a chilometro zero, abbiamo riscoperto il gusto, quindi forse non sempre quello che all'inizio sembra è quello che poi davvero si realizzerà. E questo, diciamo, è un po' il messaggio finale. Grazie anche a Gabriella Balestra, anche per questa riportarci, anche collegandoti a quello che diceva Primavera, alla dimensione ingegneristica e al come le tecnologie effettivamente possono entrare nella relazione anche tra medico e paziente, che io ho trovato molto interessante. Anche in questo caso mi lascio un po' di domande per il dibattito, e senza altri indugi mi appresso a presentarvi anche la professoressa Maria Grazia Graziano, professoressa di micro e non elettronica alle scienze applicate a tecnologie elettroniche e telecomunicazioni al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, e che ci parlerà proprio di un'applicazione della materia dell'ingegneria empatica anche attraverso gli esempi concreti che sono molto interessanti, secondo me. Quindi prego. Sì, grazie, attendo che ci siano le slide messe a disposizione. Per favore potete mettere a disposizione le slide. Inizio proprio facendo riferimento, legandomi
alle cose che sono state dette prima dalle colleghe, ponendo attenzione all'empatia, che spesso siamo abituati a vedere in alternativa rispetto alla tecnologia, e che invece mi piace pensare come il muscolo, se vogliamo, del tecnologo, il muscolo dell'ingegnere, un tessuto dell'ingegnere. E in questo modo, allora, la tecnologia può diventare uno strumento a servizio della cura, ma attraverso questa portante che può essere l'empatia. Questo è un po' il filo conduttore di quello che vi voglio narrare. Allora, prima faccio alcune riflessioni e poi vi porto due esempi. Riflessioni sulle tracce di empatia, su come rintracciare l'empatia dentro quello che è tecnologia. Tre parole chiave: narrazione, riscoperta, integrazione. Cosa intendo? Allora, prendo per esempio la disciplina di cui io mi occupo, che mi piace chiamare in modo un po' bambino, elfico. Elfico sta semplicemente per elettronica, fisica e comunicazioni. Però chiamarlo elfico riscopre un po' di bambino che è in noi e già dà un'altra dimensione alla lettura di questo. E in questa figura vediamo tante possibili tecnologie associate all'elettronica, alla fisica, alla comunicazione, robot, computer quantistici, nanoelettronica, tutte cose complicate. E spesso la narrazione che arriva di questo tipo di tecnologie è una narrazione corretta ma limitata. Quello che intendo dire è che spesso c'è l'enfasi sugli aspetti tecnici, puramente tecnologici, sulle loro proiezioni dal punto di vista delle applicazioni super belle. Viene però lasciato implicito un aspetto molto importante, a volte addirittura obliterato, che è l'impatto di quelle tecnologie, l'impatto di quegli aspetti tecnici sulla vita e come conseguenza sulla cura. Per vita intendo la bellezza della vita, la nostra vita comune. E viene obliterato anche l'impatto che chi si occupa di quelle tecnologie ha nello sviluppo di quelle tecnologie. Non è che l'ingegnere esegue delle procedure per realizzare quelle tecnologie. L'ingegnere sceglie e è a contatto con l'applicazione. E quindi se l'ingegnere è a contatto con l'empatia, con il significato di quella cura, avrà tutto un altro impatto. E questo viene obliterato come informazione a tutti i livelli, a livello sociale, a livello di diffusione dell'informazione, nella coscienza familiare, non parliamo appunto dei media e dei social, ma viene anche obliterato tra gli studenti. Io insegno materie ingegneristiche, frequento studenti di ingegneria da tempo e qui ce ne sono un bel po'. E lo sappiamo bene che non si parla di queste cose, anzi. Allo stesso modo, questa narrazione obliterata arriva agli studenti potenziali, quindi gli studenti delle scuole superiori, che quindi in qualche modo non vengono al Politecnico se si sentono un po' negati nella possibilità di sviluppare la vita, di sviluppare la propria empatia. E allo stesso modo è obliterata tra i docenti. Allora, forse magari possiamo fare qualcosa per cambiare un po' la narrazione. Perché le conseguenze di tutto questo quali sono? Che in questo caso elfico, ma vale anche per altre discipline, è un linguaggio che è complesso e viene percepito, venduto, distribuito come difficile. Ah, ma è difficile, quindi non lo faccio. È solo per geni. Oppure è bello, è un linguaggio che consente delle applicazioni molto alte, ma anche molto lontane, affascinante, però io non ce la farò mai. E questo è uno dei motivi per cui tanti studenti non raggiungono la tecnologia.
A volte invece si tratta di applicazioni che ormai ce le abbiamo ovunque, ma viene banalizzato, di conseguenza viene banalizzato questo linguaggio. E allo stesso modo è associato a dei ruoli duri, ingegneristici, quindi distanti dall'essere. E distanti quindi da quelle persone che magari sentono importante l'essere come qualcosa che vogliono portare avanti nella vita. Quindi scoraggia l'ingresso, scoraggia la autoaffermazione dell'empatia tra gli studenti e viene anche confermato dal sistema esterno. Trovo questo sistema non completo, non voglio dire sbagliato. Allora però, dalla mia esperienza, da quello che si vede, è che se cambia la narrazione negli attori della tecnologia, tra gli attori, quindi tra gli studenti, tra i docenti, tra gli ingegneri, tra i progettisti, se si rende esplicito l'aspetto della vita e della cura, allora accade la riscoperta, è come un'epifania, l'ho visto succedere in molti studenti, e è una riscoperta del proprio esserci per l'altro, con l'altro, e del fatto bellissimo che si può mettere a disposizione la propria capacità tecnica in virtù del bisogno dell'altro. E questo è bello per gli uomini e per le donne, è intrinseco al nostro essere. Ed è qualcosa che è importante riscoprire, perché noi lo nascondiamo a tanti livelli. E allora è possibile l'integrazione se noi cambiamo qualche cosa. L'integrazione tra tecnologia e empatia. E quando accade, questa è vita, questa è gioia. Allora, velocemente, vi riporto due progetti nei quali sono coinvolta, che hanno come scopo proprio questa, di sviluppare questo risveglio e questa integrazione. Uno è un progetto per gli studenti delle scuole superiori e uno invece è un progetto per gli ingegneri magistrali, un corso per ingegneri magistrali. Io vi porto proprio le linee principali, poi eventualmente se ci sono delle domande andiamo avanti. Il progetto per gli studenti delle superiori sono nominati Adeste Elfi e Celfi proprio perché si occupano di elfico. Il primo è aiutare a dare essere attraverso l'elfico e ha lo scopo di far capire agli studenti delle superiori che queste discipline possono essere poi anche usate nella vita comune, che il loro impatto può essere un impatto vero nella vita di tutti i giorni e anche per le persone che hanno bisogno d'aiuto, ma anche per la famiglia, per la mamma, per il papà, per le persone disabili, ma anche per le persone normali. E nello stesso tempo un altro progetto, che è CELFI, sono progetti gemelli, empatia, connessione e consapevolezza, allo scopo di superare problemi di conflitto, di svalutazione, per avvantaggiarsi verso l'empatia. Allora, non entro nel dettaglio, lo scopo in questo caso è stato lavorare con gli studenti delle superiori con un certo numero di incontri, anche dal punto di vista pratico, usando delle schede semplici, delle schede Arduino che loro hanno potuto usare in modo diretto e con le quali hanno potuto sviluppare i loro progetti, in un'ottica però sempre durante lo sviluppo di intersoggettività, di fiducia. I ragazzi hanno potuto lavorare dandosi supporto reciproco. E quello che, qui vedete un po' di gruppi al lavoro, quello che alla fine hanno sviluppato sono stati dei progetti, di cui vedete alcune icone, che hanno messo insieme sicuramente la tecnologia. Quindi il progetto tecnico, che lo vedete qua, ho rappresentato alcuni grafici, c'è stato. Hanno fatto tecnologia, piccola, piccina, perché era per studenti delle superiori, ma l'hanno fatta e hanno sviluppato uno strumento per facilitare la comunicazione dei bambini disabili, una serie di elementi per la casa autosufficiente, per migliorare anche l'autosufficienza idrica della casa e anche per rivelare le emozioni. Questo per darvi un esempio. L'altro esempio invece che vi voglio riportare è quello di un corso che ho chiamato Engineering Empathy, di cui vedo qui alcuni protagonisti, un corso per le scuole superiori. Quello che vedete qui sono dei simboli che vengono usati in questo corso, che sono la giraffa e lo sciacallo, a indicare il tipo di comunicazione che spesso noi abbiamo, il tipo di
relazione che spesso abbiamo. La relazione sciacallo è una relazione un po' violenta, no? Che reagisce alla parola violenta con la parola violenta. La giraffa invece, la reazione giraffa, è la reazione dell'animale che ha un cuore molto grande, che è capace di vedere molto lontano e che quindi capisce empaticamente che cosa sta arrivando e che cosa c'è dall'altra parte. Allora, il corso è un corso che lavora attraverso i gruppi, vuole lavorare, sviluppare molto l'intersoggettività all'interno dei gruppi, per fare in modo che gli studenti riscoprano un gruppo che nutre. Mi prendo ancora un attimo di tempo. In questo anno, cioè, è attivo da 3 anni, quest'ultimo anno ci sono stati tanti studenti, forse troppi, è un corso a scelta del 5° anno e, come dicevo, si basa sul lavoro in gruppo e utilizza 4 elementi fondamentali. Uno è la comunicazione non violenta di Rosenberg, non violenta o comunicazione onesta di Rosenberg. Poi utilizza gli elementi di analisi transazionale, quindi alcuni elementi di una disciplina della psicologia e psicoterapia che fanno riferimento all'adulto integrato che ha contatto col proprio bambino, col proprio genitore e con la propria empatia in modo completo. E poi si utilizza anche un po' di espressione non verbale e di yoga come addendum. Allora, in questo contesto con i ragazzi si lavora prima su di sé, poi nella relazione con l'altro e poi nel gruppo, e quello che succede è che si entra in relazione con il prossimo, si impara ad ascoltare, e qui vedete un gruppo un po' offuscato, qualcuno non è del tutto offuscato, ma e sono bellissimi da vedere, è bellissimo vedere gli studenti quando finalmente scoprono che sono persone e scoprono che dall'altra parte c'è una persona. E vi porto questo ultimo esempio di quando gli studenti si sono dati delle carezze, carezze in senso verbale, si sono detti a vicenda, dopo l'intero corso, cosa pensavano reciprocamente di bello l'un l'altro. E alla fine se lo sono letti, in silenzio, è stato bellissimo. E vi voglio riportare ancora alcune voci. Mi commuovo perché è bellissimo vedere l'empatia negli studenti. E sono uomini, donne, non c'è differenza. Non riesco a vedere una differenza in questa bellezza, no? Nel cuore delle persone. Vi porto degli esempi. Alla fine del lavoro di gruppo, in un commento c'è stato detto questo: tutto è stato frutto di un lavoro comune in cui ognuno ha messo tanto e il risultato è la valorizzazione di ciascuno come singolo, ma anche e soprattutto la valorizzazione del singolo all'interno del gruppo. Questo è molto potente. E un altro commento: il Politecnico non è solo sacrifici e sofferenze, ma anche trovarsi, conoscersi, legarsi, sentirsi vicini e accomunati da tanto. E allora grazie per averci aiutato ad esporre senza vergogna la paura, la nostra paura, e senza paura la nostra vulnerabilità, per aver imparato ad essere e a esserci. Ora, questo lo riporto solo per dire che se si recupera questo a livello umano negli studenti di ingegneria e di tecnologia, questo poi rimane, e rimane quando faranno gli ingegneri, quando saranno grandi, quando penseranno a qualunque cosa legata alla cura. E secondo me è fondamentale che noi riusciamo a darci il permesso di integrare l'ingegneria con l'empatia, a noi stessi prima di tutto e poi a darlo. Con questo chiudo, chiedo scusa di aver usato un pochino più di tempo, ma ci tenevo a riportare questi esempi. Grazie. Grazie davvero, è stata una presentazione molto intensa e io personalmente ho apprezzato davvero anche il racconto di questi esempi, perché credo che ci sia bisogno nelle università che entri anche la dimensione emozionale, affettiva, relazionale, che forse
ogni tanto anche nelle università non tecniche tendiamo a dimenticare. E questo punto dell'università non solo come luogo di sofferenza, ma anche come luogo di riscoperta di relazioni, è secondo me molto molto bello e molto interessante, anche dal rimando che mi danno alcuni studenti del Politecnico sulla sofferenza di star dietro a tutte le scadenze, le lezioni. E, però sì, avremo, spero, visto che abbiamo un buon quarto d'ora per approfondire anche nel dibattito, spero che avremo modo anche di approfondire questi aspetti. E senza ulteriori indugi lascio la parola al pubblico, se ci sono domande, ma anche commenti, anche semplicemente a questo punto sensazioni che questi racconti vi hanno, questo convegno vi ha suscitato, quindi prego. Grazie mille, tanto per rompere il ghiaccio avevo una curiosità e una domanda per tutti, per tutte in questo caso, devo dire. La domanda per tutte è questo, che per esempio, voi mi sembrate in maniera diversa aver sottolineato l'importanza nella cura di integrare aspetti più tecnici e aspetti più empatici. Mentre mi viene in mente che, per esempio, a Parigi l'École Normale Supérieure ha appena aperto due corsi paralleli di medicina, uno che si chiama Medicine Science o qualcosa del genere, lo dico in inglese perché il francese è il mio forte, e l'altro Medicine Humanities, cioè una medicina più rivolta al paziente nel suo complesso, non medicine diverse, non uno psicologia e l'altro che ne so, oncologia, ma all'interno dell'oncologia, all'interno di ogni branca della medicina si sviluppa il medico che è capace di più di usare le tecnologie più avanzate per fare la diagnosi e identificare la cura, e il medico che invece ha poi il rapporto col paziente, quindi a seconda del tipo di paziente, della figura di paziente come persona, adatta la cura e sviluppa di più questo aspetto di empatia. Quindi sembra che in quel caso la strada scelta sia di riconoscere entrambi gli aspetti, ma di dedicare specializzazioni separate, percorsi separati ai medici di un tipo e ai medici dell'altro. Mi chiedevo, avevo come curiosità sentire che cosa pensate di questa separazione, ulteriore specializzazione, cioè una volta riconosciuta la cosa. E poi invece avevo una domanda per Maria Grazia. Mi sono persa, forse perché ero leggermente distratta, qual è l'elemento scientifico? Cioè, ho capito che sviluppate in questi percorsi con i ragazzi una presa di coscienza della loro empatia e del loro lato umano, ma non ho capito in che modo c'entra l'ingegneria. Io magari prenderei qualche altra domanda e poi, se c'è, rispondete magari in una volta sola, ecco. No, magari rompo il ghiaccio io, visto che ho preso un bel po' di appunti mentre vi ascoltavo, e provo un po' anche a esprimervi anche le mie curiosità sul lavoro che avete portato. E, ecco, volevo iniziare proprio da questa concezione di cura di cui avete parlato entrambe, sia Vera che Gabriella. La questione a cui partivo è anche il fatto questo che le gare la cura ad una dimensione privata, quando in realtà lo sappiamo la cura ha una dimensione pubblica, perché senza cura non esiste, cioè senza il lavoro quindi di cura non esiste mai il lavoro salariato, perché è quello che poi effettivamente lo sostiene. E quindi la relazione sia con l'insubordinazione femminile di questo spostamento poi nel privato della cura, e quali sono gli effetti che tutt'oggi abbiamo anche su questo e sull'etica e sulla moralità, sulla presunta inferiorità morale della cura. E
Mi chiedevo anche a questo proposito che effetto ha questo spostamento del privato nella cura su corsi come quello di ingegneria biomedica. È un po' una cosa di cui parlavamo anche mentre preparavamo questo convegno. La femminilizzazione di questi corsi, oltre ad essere qualcosa di assolutamente positivo, perché è anche un obiettivo del GEP, del Politecnico, quello di portare più studentesse all'interno dei corsi, che effetto ha poi sul posizionamento delle ingegnere e degli ingegneri biomedici? Cioè, se la cura è qualcosa di privato, come viene visto poi chi usa l'ingegneria per fare cura? Viene visto, c'è una svalutazione del loro lavoro? E poi una domanda anche un po' più relativa a quello che ci raccontavi quando parlavi del rapporto tra medico e paziente. Ecco, qual è secondo te la possibilità poi di democratizzare questo rapporto tramite la tecnologia, se c'è questa possibilità? E poi grazie. E poi chiudo anche rimandando a, partendo un po' da quello che dicevi nel tuo intervento, Maria Grazia. Ecco, io ho trovato molto interessante il fatto che si possa usare questa attenzione all'empatia anche per raccontare una tecnologia, un'ingegneria che non sia pensata come neutra, come molto spesso invece viene raccontata. Quello che mi veniva in mente mentre tu parlavi erano tutta la questione degli algoritmi, della democrazia, della relazione tra il bias che l'ingegnere o l'ingegnere porta poi nel codice e quali sono poi gli effetti concreti di questo bias. E quindi ho trovato molto interessante questo aspetto, se magari vuoi dire anche qualche, partendo dall'esperienza proprio degli studenti, dire qualche cosa in più. E aggiungo che nella mia breve esperienza anche con gli studenti ho notato che c'è questa voglia di relazione anche all'interno dell'università, che forse non è sempre sostenuta. Vi racconto anche questo piccolo aneddoto: la mia supervisor di dottorato, che è una sociologa, ha insegnato al Politecnico e mi ha rimandato questa immagine degli studenti e delle studentesse del Politecnico come davvero affamati di conoscenza altra, davvero interessati, che nel momento in cui gli si dà un po' lo spazio per sperimentarsi, beh, loro lo colgono abbastanza al volo. E poi mi taccio perché ho parlato anche abbastanza. Allora, hai fatto tante domande, quindi non so, Luca, se riuscirò, diciamo, magari mi concentro solo su una, visto che credo che il tempo sia quasi terminato. Ok. Beh, hai colto, diciamo, un aspetto naturalmente molto importante rispetto alla cura, che è estremamente dibattuto, no? Cioè, vale a dire che la cura può essere, come dire, la questione che bisogna appunto occuparsi della cura, eccetera, eccetera, può essere, come dire, un richiamo molto vuoto e formale, se poi non si affronta, diciamo, questo aspetto da un punto di vista più politico. E il problema della cura, la questione della cura, pone delle questioni non soltanto, diciamo, morali, ma soprattutto poi, come dire, politiche, no? Ed è il motivo per cui appunto Gilligan ci tiene a dire: ma io però ho un'idea, diciamo, della cura in senso, come dire, femminista e non femminile, no? Perché se poi naturalmente l'idea è che, come dire, l'attenzione, il limite può essere poi quello che dicevi tu, no? Cioè che poi la cura viene considerata come una cosa specificatamente legata alle persone che si prendono cura, soprattutto in contesti, diciamo, piccoli, familiari, privati. E allora questo poi a svantaggio soprattutto non solo delle donne, ma anche di una certa categoria, no? di donne. No? E quindi sì, la cura, per risponderti in maniera, come dire, molto, molto così secca, sì, pone soprattutto una questione di giustizia, diciamo, quindi è una questione, diciamo, importante da un punto di vista anche, come dire, politico, altrimenti diventa un limite, no? Parlarne in maniera così vuota e semplicemente appunto formale. Però è un aspetto un pochino diverso da quello di cui parla Gilligan. Infatti Gilligan, adesso leggo la parola empatia, no? Dall'ultima slide della collega, e lei non parla solo, come dire, non parla quasi mai di empatia, lei parla di compassione, che è un sentimento un pochino diverso, no? Che è anche, come dire, più prescrittivo, e quindi c'è l'aspetto anche più politico, no? Perché l'empatia è la capacità,
adesso sto molto schematizzando, di sentire l'altro, no? O comunque di comprendere, di entrare in contatto con la persona. Poi ci possono dare definizioni, diciamo, più approfondite, ma insomma in linea generale è questo. Lei invece parla di compassione in un senso molto laico. La compassione è appunto la capacità non solo di sentire l'altro, ma proprio di dare una risposta ai bisogni dell'altro. E il modo in cui tu dai poi la risposta ai bisogni dell'altro non è necessariamente, come dire, privato, no? Diventa poi una questione, come dire, pubblica, che va al di là, di cui, come dire, la società si deve prendere, come dire, si deve fare carico. Non so se ho risposto. Ok. Vai, se no... Sì, allora, io partirei dalla domanda sulle due medicine, per dire che secondo me in questo momento da noi c'è la medicine humanity, però stanno nascendo delle esperienze, e il Politecnico di Milano è stato il precursore, ma ne stanno nascendo altri in Italia, dove contemporaneamente viene portato avanti un percorso formativo di medicina associato a un percorso di ingegneria biomedica. E questo, secondo me, è una cosa che a me personalmente affascina, altri la trovano odiosa, però si sta diffondendo, e sicuramente un aspetto importante, perché poi mi riallaccio alla domanda su che effetto ha l'ingegneria biomedica dove ci sono tante donne. Ma intanto sono 20 e passa anni che noi continuiamo a dire l'ingegnere biomedico non cura, non si sostituisce, ma in realtà l'ingegnere biomedico costruisce e collabora anche con, e mi piace di più parlare di operatore sanitario, nel senso di includere anche tutto il mondo degli infermieri. È un mondo molto femminile anche quello, ma anche nella medicina ci sono delle distinzioni dove ci sono alcune specialità più femminili e altre più maschili. E soprattutto una volta era molto così. Cioè, io mi ricordo, ho iniziato a lavorare con una professoressa che era un'anestesista, e lei mi diceva, è certo, perché i chirurghi sono maschi, le anestesiste sono femmine. Ed era più o meno vero, però effettivamente c'era questa cosa. Allora, l'ingegnere biomedico in realtà costruisce strumenti e collabora anche all'utilizzo degli strumenti, ma non si sostituisce all'operatore sanitario nella cura. E poi volevo fare due commenti veloci. La prima, la cura come sfera privata. La cosa che discutevamo negli anni Ottanta era proprio l'ansia di, nel momento in cui tu andavi nel mondo del lavoro con un impegno molto importante, dover delegare la cura a qualcun altro, come se in qualche modo tu facessi una, passatemi il termine, non me ne viene uno migliore adesso, una cattiveria, nel senso che ribaltassi su altri i tuoi problemi e i tuoi aspetti legati alla cura. E chiudo invece sul discorso del democratizzare il rapporto, diciamo, dell'operatore sanitario col paziente, in questo caso forse più del medico, perché forse gli altri operatori sanitari sono in alcuni casi forse un po' più empatici. Beh, c'è anche da dire una cosa, lo dicevamo in uno degli incontri che abbiamo fatto di preparazione, attenzione, perché se io devo curare, se io devo avere un rapporto continuativo con la malattia, forse non posso essere empatico, cioè non posso farmi carico delle ansie di tutti quelli che stanno male, ma devo mantenere una situazione in cui io riesco a staccare la mia empatia, in modo da vedere però la cosa al meglio per chi deve essere curato. E in questo senso non so se è democratico o non è democratico, però sicuramente c'è una competenza che sta da una parte, e dall'altra, quando io parlavo di patient empowerment, parlavo di diritto di esprimere i propri punti di vista, ma non il diritto di sostituirsi a delle capacità,
cioè la capacità va riconosciuta secondo me. Però poi ci sono molti modi di declinare quello che tu puoi fare in certe circostanze e non tutti noi abbiamo la stessa predisposizione, no? a continuare all'infinito una cura. C'è chi dice no, io ci provo fino alla fine perché anche vivere 3 settimane in più per me è fondamentale. E c'è chi a un certo punto dice io non ne posso più, lasciatemi tranquillo, quel che sarà sarà. Adesso poi ci sono anche altre situazioni meno critiche, no? Ma non so, anche la fecondazione assistita, queste cose qui fanno parte di scelte che qualcuno fa, porta avanti fino a un certo punto, porta avanti, si ferma a momenti diversi. Sì, intervengo, inizio dalla domanda sulla doppio binario della medicina. Intanto quello è uno specifico percorso di medicina, non di ingegneria. Quello che mi viene da pensare però è questo. Lo dico dalla base dell'esperienza come counselor in analisi transazionale. Vedo e frequento molti counselor che sono di fatto o che stanno studiando counseling, che arrivano dal settore medico e che incominciano a occuparsi di medicina narrativa, cioè quella parte della medicina per cui, che si occupa di parlare, di comunicare con il paziente, infermieri e medici ovviamente. Non c'è tanta abitudine in questo, io non sono nel settore quindi non voglio dire cose di cui non sono espertissima, ma mi viene da pensare che in quel caso lì che hai citato il punto è che probabilmente è necessaria talmente tanta specializzazione, data la vastità dell'argomento, in una parte e nell'altra, che addirittura è importante far nascere 2 corsi di laurea. Questo però non vuol dire che per chi si occupa della parte più scientifica della medicina non ci debba essere una capacità empatica o di conoscere quello che sarà, che può essere la relazione con il paziente, però non è specializzato in quello. Io me lo spiego così. E d'altra parte, anche nel caso parliamo degli ingegneri, è chiaro che far entrare l'empatia nella tecnologia, nell'ingegneria, non vuol dire necessariamente che poi tutti gli ingegneri devono essere i massimi esperti di empatia, ma vuol dire che sono in grado di stare in un gruppo in modo, come dire, equilibrato e, passando alla tua domanda, che siano consapevoli di avere una responsabilità che immediatamente appena esce dal corso di studio diventa sociale, e questo per noi insegnanti è molto importante. Gli studenti di ingegneria appena si laureano diventano operatori che hanno un impatto nel sociale, quindi anche nella politica, le loro scelte lo sono, e quindi se scrivono il codice in un certo modo piuttosto che fanno una scelta tecnica in un certo modo, non saranno da soli, saranno in un team, però sicuramente hanno un impatto, e il fatto di non esserne nemmeno consapevoli è gravissimo. Il fatto di esserne consapevoli, essere capaci di direzionare la scelta verso la cura, verso la compassione, pur non essendo degli esperti di compassione, però è fondamentale, una parte integrante, un tessuto, e quindi in questo senso noi abbiamo una responsabilità. E vengo all'ultima domanda, così non lasciamo cose sospese. Allora, essendo un corso di 6 crediti, più di tanto non si può fare, quindi ci dedichiamo principalmente al recupero della capacità empatica, ma facendo spesso riferimento a quello che succede nelle relazioni lavorative dei ragazzi, degli studenti, che spesso si trovano a lavorare in un gruppo per sviluppare un progetto a livello ingegneristico. E quindi loro sono stimolati a prendere quelli come degli esempi per cercare di farne una trasformazione attraverso un percorso empatico. Ad avere un corso bis, allora uno potrebbe mettere in piedi un progetto tecnico e andare anche a far lavorare molto quello che si è imparato durante questo corso anche lì, per vedere come si mette in pratica. Io, diciamo, lo lascio a loro,
lo lascio a loro e vanno poi a lavorare nei progetti successivi, mettendo in pratica quello che hanno imparato. La parte ingegneristica è la loro parte, la parte empatica è quella che cerchiamo di stimolare, e quindi c'è un'integrazione in questo senso. Va bene, io ringrazio nuovamente voi che siete venuti qui ad ascoltarci, e ringrazio ovviamente le relatrici. Direi che il tempo a nostra disposizione è finito, però ci tengo anche a rimandare che, appunto, come dicevo, c'è un interesse di alcune parti del Politecnico per questi temi, ci saranno altre occasioni per incontrarci, quindi a presto, spero, e grazie ancora. Buonasera. Grazie, buonasera.